Dietro ognuno di questi libri c'è un uomo. È questo che mi interessa. Eccoci qua, tornati in studio, Radio Yes, la radio della città di Roma. E per presentare il prossimo ospite, un piccolo flash di come è nata questa conversazione che andremo a fare. E tempo addietro stavo parlando con Dario Borlandelli, parlavamo di fiction televisiva, di romanzi polizieschi, e ci siamo imbattuti in una nell'apprezzamento che condividevamo entrambe di una fiction televisiva passata qualche anno fa. Si trattava dell'Ispettore Sarti, interpretato da Gianni Cavina. E Dario mi disse: ah, ma lo sai che io conosco l'autore del libro che ha dato vita a tutta questa fortunata serie di un tempo si chiamavano sceneggiati, adesso si chiama fiction TV. E quindi è da qui, da questa conversazione sulla televisione, che è nato l'incontro di oggi con Loriano Machiavelli, che abbiamo il piacere e l'onore di salutare. Benvenuti, benvenuto. Grazie a voi, grazie a voi. Beh, voi avete un termine di rapporto sul tempo un pochino diverso dal mio. Perché? Qualche anno fa avete detto i telefilm di Sarti Antonio. Beh, sono tanti anni fa, lo so, per quello che mi riguarda. Sono tanti. Purtroppo, sono perché poi che era del gli anni 90. Anni 90, mi sembra. Anni 90. All'inizio degli anni 90, sì, 93-94. Sì. E c'era questa coppia. Un grande Gianni Cavina. Esatto, e Rosas, che era splendido. Che era Schirinzi, uno straordinario. Esatto. Schirinzi, molto bravo. E beh, hanno avuto un grande successo. Io ho venduto un sacco di libri, e poi come tutto quello che passa in televisione è finito così. Ecco, come mai? Perché ha avuto tanto successo. Ma evidentemente non eri il personaggio che andava bene per quel tipo di televisione. Mm-hmm. Il mio personaggio, chi legge i miei romanzi lo sa bene, non è un personaggio solare, è un personaggio che alla fine di tutta della sua storia lasci nel lettore la sensazione di un equilibrio ritrovato. No, lui è triste comunque, è riuscito a risolvere un problema, ma è uno dei mille, dei duemila, e quindi resta sempre questa tristezza di fondo, per cui i personaggi in televisione devono sempre sorridere, anzi meglio se ridono. È vero, c'è sempre il lietissimo fine. Sì, neanche più, non è più sufficiente il lieto fine, bisogna andare oltre. Travolgente. Difatti io ricordo molte sequenze finali, Sarti Antonio, Gianni Cavina, che usciva dalla questura dopo aver risolto il caso, si allontanava in una città che era abbastanza cupa come atmosfera. I registi avevano interpretato bene questo finale. Ecco, vabbè, comunque. Bologna è sempre centrale nelle tue storie. Beh, io direi che racconto quello che conosco meglio. Bologna la conosco proprio bene, in tutte le sue fieghe, fra le macerie del suo passato e le macerie del suo presente. Parliamo dell'oggi. Quest'ultimo libro dedicato alla città dell'Aquila, dove si svolge un'altra storia, un altro romanzo che è ambientato un po' a Bologna, ma poi le indagini, gli indizi portano all'Aquila, e lì si racconta appunto di una città che il Sarti non conosce, ci sono personaggi nuovi. È un romanzo che poi è stato dedicato all'Aquila. Sì, perché io tantissimi anni fa conobbi l'Aquila e i dintorni dell'Aquila, soprattutto questi paesi straordinari, Castel del Monte, tutti questi paesi che si sono arroccati verso il Gran Sasso, no? Che sono straordinari, di una bellezza infinita, la distesa di Campo Imperatore, mi piace molto. E allora avevo sempre avuto il desiderio di scrivere qualcosa su questa città. L'ho vista poco tempo prima del terremoto,
E allora dico, beh, è il momento di parlarne. Il romanzo parte da Bologna, però Sant'Antonio, gli indizi lo portano all'Aquila, dove fra l'altro continua le indagini assieme a un tenente dei carabinieri dell'Aquila. Devo dire che sono stato dai carabinieri dell'Aquila perché mi accompagnassero in giro per l'Aquila dopo il terremoto. Ecco, che impressioni hai avuto dell'Aquila, del centro storico? L'hai definita la Pompei degli anni 2000? Esattamente, io sono convinto, a meno che ci sia qualche persona che è in grado di fare miracoli, ma io non ci credo più da un paio di millenni, che ci sia qualcuno ancora in grado di fare miracoli, quella città resterà quello che è adesso, cioè un cumulo di macerie, parlo del centro storico, non evidentemente da parte che sta vivendo e che vive, che cerca di sopravvivere. Beh, io ho dedicato questo romanzo agli aquilani e alla loro immensa pazienza, insomma, e gli ho anche detto che sono con voi se per caso un giorno o l'altro doveste perderla questa vostra pazienza, perché sarebbe ora. Perché lì effettivamente non è successo nulla. No, non è successo nulla. Neanche i calcinacci hanno rimosso, è una cosa incredibile. Ma io non so cosa accada in questo nostro paese, non è solo l'Aquila, mi pare che sia tutta una rovina, ma questo è il mio ottimismo, no? Il mio noto ottimismo. Devo dire che però l'Aquila è un caso abnorme. Dappertutto si è cercato di fare qualcosa dove sono accadute queste tragedie. Per un colmo di sai, il destino a volte gioca dei brutti scherzi, no? Mm-hmm. Stavo scrivendo il finale del romanzo quando è accaduto questo terremoto qui da noi in Emilia, no? Sì. Allora ho voluto il finale del libro è con un Sant'Antonio tornato a Bologna assieme a questa ragazza Rasputin, che si chiamano Rasputin. Tornato a Bologna, alle 4 di notte sta accompagnando a casa questa ragazza e vengono sorpresi dalla prima scossa di terremoto proprio a Bologna. Quindi il collegamento diretto dal terremoto dell'Aquila al terremoto dell'Emilia, insomma. Oh, tu sei stato anche protagonista di un caso letterario che insomma ha fatto molto parlare, quando con lo pseudonimo di Jules Quicker. Quiché, grazie della pronuncia. No, perché è un francese questo. Quiché, e hai pubblicato Funerale dopo Ustica e Strage. Esattamente. Uno era appunto su Ustica e l'altro sulla tristissima storia della strage alla stazione. Di Bologna, sì. Tu hai ricordi di quella giornata? Ma io quella giornata l'ho vissuta in prima persona, direttamente sul posto. Alle 10:15 circa stavo con un amico in un bar in via Indipendenza, che in linea d'aria sarà 500-800 metri da stazione. Andavamo sempre lì a fare la nostra colazione quando sentimmo lo scoppio e quindi corremmo giù, che c'era ancora la polvere che si stava depositando, abbiamo respirato quell'atmosfera così pesante, così, e sono stato lì fino al pomeriggio, ho visto arrivare i primi soccorsi, non dentro, perché già quando arrivammo era stata straordinaria, certo, l'assistenza, era già recintata la zona attraverso polizia e vigili urbani. Siamo stati dall'altra parte della piazza, ma abbiamo sofferto in diretta quei momenti drammatici, insomma. E allora anche lì mi ero ripromesso un giorno di parlare di questa cosa. E a dieci anni dalla strage, cioè nel 90, pubblicai questo romanzo, Strage, con pseudonimo, ma non perché avevo paura di qualcosa, con pseudonimo perché se lo scrivevo come italiano e bolognese addirittura, temevo che qualcuno dicesse, beh, questo fa delle apologie, questo vuole sfruttare i morti, eccetera. Invece era un omaggio che io volevo fare a queste vittime. È rimasto in libreria questo romanzo 5 giorni e poi per una denuncia che era arrivata a Milano, al Tribunale di Milano, è stato ritirato da tutte le librerie, quindi non è stato E chi aveva fatto la denuncia? L'aveva fatto un personaggio che si era riconosciuto fra i personaggi del romanzo.
uh-huh. e allora si era sentito diffamato. Teniamo presente che quel personaggio che si è riconosciuto, che si è sentito diffamato, in prima istanza era stato condannato anche lui all'ergastolo per aver partecipato a questa strage. Poi in seconda istanza è stato assolto, questo glielo dobbiamo per realtà di cronaca, ma quando io scrissi quel romanzo lui era stato condannato, quindi non l'avevo affatto diffamato. Comunque i fatti sono stato assolto, no? E la casa editrice non rimandò in libreria il romanzo, questo mi dispiace molto, certo. Perché peccato, è riuscito di nuovo, poco coraggio, anni, diciamo. Poco coraggio, avevano paura, sì. Sì. Però questo romanzo ha avuto una rivincita nel 2010, in occasione dei 30 anni della strage. L'Einaudi, Stile Libero, che ha avuto più coraggio, l'ha ripubblicato ed è stato veramente, sono stato molto soddisfatto, perché questo romanzo continua ancora oggi, a distanza di 2 anni, ad essere in libreria, e molta gente continua a scrivermi dicendo che sono rimasti colpiti da questo romanzo. Fra 2 anni c'è un bel compleanno, nel senso che Antonio Sarti eguaglierà l'età del commissario Maigret di Simeon. Esattamente. È un bel traguardo, esatto. 40 anni di vita letteraria, è un bel record. Che come ci si sente con un record così bello da portare in alto? Beh, mi viene la voglia di superarlo quel record, di andare avanti ancora, spero di riuscirci. Senti, un'ultima domanda, il tuo sodalizio letterario con Guccini, che è un tuo grande amico, tra l'altro. Siamo amici da tanto tempo, sì. Abbiamo pubblicato e scritto insieme 6 romanzi. E stiamo lavorando proprio in questi giorni a un nuovo romanzo con lo stesso personaggio di Malastagione, che è sempre il maresciallo Santovito. No. Abbiamo cambiato perché abbiamo voluto parlare della montagna nei nostri giorni. Perfetto. Con Santovito non potevamo farlo, è nato, la prima avventura l'ha avuta nel 39, alla vigilia della seconda guerra mondiale, non potevamo portarcelo dietro fino al 2010-2011. Abbiamo un altro personaggio, un forestale, un ispettore della forestale che si chiama Marco Gherardini, ma in paese lo chiamano tutti Poiana. Ah. Ecco, stiamo parlando e raccontando, dopo aver raccontato il nostro Appennino del passato, l'Appennino di oggi, utilizzando questo nuovo personaggio e utilizzando le nostre esperienze, che entrambi, sia io che Francesco, viviamo dell'Appennino. Ecco, che tipo è Guccini? Ce lo puoi rappresentare con 2 o 3 flash? Beh, il primo flash è questo. L'ho conosciuto tantissimi anni fa, quando facevo teatro politico a Bologna, in un teatro vicino all'università. Veniva dentro alla sera, quando noi facevamo le prove, perché lasciavamo le porte spalancate del teatro, veniva dentro con i suoi compagni, i suoi studenti, amici di università, e una volta, ed è stato questo l'immagine. Intanto abbiamo come sottofondo il grande Guccini, il grande Francesco Guccini. Bene, mi fa piacere. Ne ho un'immagine fissa nella memoria di Guccini che canta per la prima volta sentita da me Auschwitz, seduto sul palco, lungo, lampanato, con queste gambe che penzolavano fuori verso la platea, per i suoi amici faceva sentire la canzone che aveva appena finito. Mi colpì talmente che quando lo sento ancora oggi ancora brivido. Quei brividi che ebbi allora. Questi bambini che escono dal camino, una cosa drammatica, ecco, rimasi da allora, poi ci siamo perduti di vista, l'ho rincontrato in occasione della presentazione del mio libro, dove è nato poi questo nostro incontro, da questo nostro incontro è nato la voglia di scrivere qualcosa assieme. E di Francesco devo dire, all'inizio ero un po' preoccupato, scrivere con un mito non è da tutti, E certo. Dico, questo magari mi fagocita, questo vuol fare quel che vuole lui, e io non sono tanto del parere. Invece ho scoperto un Guccini che è un grande signore in questo senso, e discute con me, ragioniamo su tutto e insieme le cose che ci sembrano migliori, siano mie o siano sue. Quindi un personaggio che, oltre ad essere un grande artista, un grande poeta, è anche un personaggio di una grande umanità, e io sono contento del nostro rapporto, che il nostro rapporto sia rinato. Devo dire anche molto fertile. Bene. Sì, perché ecco, un'altra qualità di Francesco, ha una memoria straordinaria sul passato.
Ah, quindi immagino, non mi voglio perdere quest'ultimo libro allora, questo passaggio dal vecchio Appennino all'Appennino di oggi, quindi sarà pieno allora, anche di atmosfere. C'è Mala Stagione in circolazione, poi uscirà il prossimo che ha un titolo provvisorio che adesso non sto a dire perché non sarà certo questo il titolo. Va bene, allora intanto mi leggo Mala Stagione. Grazie. Va bene. Benissimo, grazie. Grazie Loriano Machiavelli, grazie. Grazie a voi. Sorriderete.